con Terrasini, vinta 3-0 dalla Cureri Pharma Più Energy Solution, due battute con il capitano Peppe La Rosa e con Riccardo Restivo. Sulla partita e sull'ultimo match che andremo ad affrontare in vista dei playoff. Allora, buonasera a tutti ragazzi, questa è una partita tostissima perché Terrasini sono venuti a perdere tutte praticamente le squadre del campionato, quindi sapevamo che loro erano agguerriti. Infatti il primo set ce la siamo vista bruttina, però siamo stati compatti e alla fine l'abbiamo portata a casa. Complimenti a tutti, soprattutto a Ricky, oggi ha fatto una grande partita. La prossima ovviamente è un'altra battaglia, perché comunque nessuno ci regalerà nulla in previsione dei playoff, aspettando magari qualche regalino, però noi pensiamo al nostro, siamo già proiettati ai playoff. Riccardo, aggiungi qualcosa? Parla di oggi. Allora, oggi è stata una bella partita, è stata una partita impegnativa. Loro hanno combattuto perché comunque sono una bella squadra, sono forti. Noi però appunto, come diceva Peppe, pensiamo ai playoff e quindi la prossima sarà un'altra battaglia per poter arrivare ai playoff al massimo delle nostre forze. Ciao ragazzi! Siamo con mister Fabrizio Porcasi, allenatore del Terrasini, a cui comunque facciamo i complimenti per il grande percorso che la squadra locale ha fatto fino a oggi. Serve ancora un punto per arrivare ai playoff, non c'era altra soluzione che farlo tra oggi e la prossima giornata, che dovranno lo scontro con Sciacca, attuale capolista. E quindi chiediamo due battute sulla partita, anche sul campionato che loro hanno disputato, e gli facciamo l'imbocca al lupo per la prossima partita. Fabrizio, evviva il lupo intanto, speriamo la prossima partita di riuscire a conquistare questo punto. Purtroppo i tanti impegni nelle giovanili ci hanno un pochino oggi penalizzato, l'assenza di qualcuno dei nostri ragazzini in campo purtroppo ci ha fatto mancare un cambio, comunque qualche elemento che ci sarebbe potuto servire. Spero che la prossima settimana riusciremo a conquistare questo punto. Il percorso è stato praticamente ottimo, direi, senza falsa modestia, perché abbiamo avuto un gruppo giovane di cui la buona parte non aveva mai fatto la Serie C, quindi ben venga, Under 17, Under 19, che tra parentesi per ora sono molto impegnati nelle varie under, nell'interterritoriale futuro e nelle finali under 17. Speriamo bene. Grazie a mister Porcasi. Grazie e complimenti a voi, complimenti, in bocca al lupo.